Ehi là, buonasera e bentornati sul mio canale Nova Electric Studios. Continuiamo con la nostra serie sulle orchidee. Allora, non so se vi ricordavate che vi ho fatto vedere, se non sbaglio, questa orchidea qua, i fiori bianchi, nel primo video. E avevo fatto vedere che c'era un keiki appeso. E avevo, non so se avevo detto, in caso lo dico adesso, che per staccarlo servono determinate caratteristiche, quindi le radici del keiki, che è questo qua, di una certa lunghezza e un certo numero. E poi dico, o avevo detto adesso, che non l'avrei mai staccato finché c'erano i fiori qua sopra, che adesso sono caduti tutti. Quindi, come vediamo, le radici di radici ne ha abbastanza sufficienza. E come vediamo, non so se si nota qua, c'è un'altra radice che sta nascendo. Adesso diciamo tutte le caratteristiche per essere staccato. Allora, è diciamo la prima volta che stacco un keiki così. Ne avevo già staccati due con il taglio dello stelo, tagliando lo stelo. E diciamo che sono tuttora in fase di recupero, in quanto le radici erano ancora corte, ma e il ramo si stava totalmente seccando e non volevo perderlo, allora l'ho tagliato di netto. Quindi adesso proviamo a procedere al distacco, è il primo distacco che faccio, vediamo, non vorrei rovinare le radici, le foglie, quindi soprattutto la nuova radice. Non so come toglierlo, perché si è fatto su bene, veramente, ragazzi. Allora, facciamo così. Prima tagliamo lo stelo e poi stiamo lì e lo togliamo. Allora, prima tagliamo lo stelo. Così inoltre, come vedete adesso, la pianta, questa qua, sto vaso, sta su da solo. Prima c'era talmente tanto peso che tendeva a ribaltarsi. Quindi questa è a posto, la pianta madre è a posto. Ora possiamo vedere meglio com'è il nostro Keiki con il suo bellissimo vecchio stelo floreale. Eccolo qua. Qui c'era il vecchio fiore della pianta madre dove è nato il keiki. Ora vediamo come toglierlo. Non saprei proprio minimamente da che parte fare. Vediamo se riesco senza rovinarlo del tutto. Ecco fatto. Come vedete qua era attaccato qui. Vediamo se riesco. Ah, vedete, c'è un segno e lì è venuto via proprio alla perfezione. E è molto semplice in realtà. Cioè, pensavo peggio, non volevo rovinare tutte queste radichette che già le vedo abbastanza appassite perché sono sempre state attaccate alla pianta madre. Quindi, e sì, allora adesso è staccato, adesso vedrò questo stelo come si comporterà. Comunque vorrei, mi sa che, cioè, lo taglio, che taglierò, che così almeno non stressiamo la pianta cercando di farla rifiorire. E poi la terrò un po' a bagno per un paio di giorni. E la terrò adesso così, perché è la userò per un progetto che vi farò vedere più avanti. Per questo video è tutto. Questo video qua è tutto. E anche qua abbiamo uno stelo ormai sfiorito. Nel prossimo video vi farò vedere come comportarsi con piante che hanno i fiori che si stanno staccando, come staccare i fiori ormai appassiti, e come nel video
successivi anche come tagliare uno stelo sfiorito e come comportarsi. Per questo è tutto, se il video vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale se volete e vi saluto. Ciao!